Allora, con il passaggio della figura di Cesare, che era stato dittatore a vita, effettivamente l'uomo che aveva tenuto nelle mani il potere di Roma per tutta la sua vita, però non era mai stato imperatore, principe vero e proprio, alla figura di Ottaviano Augusto, che invece sarà il primo princeps, quindi il primo imperatore, si passa appunto dall'epoca della Repubblica a quella del Principato. Durante la Repubblica, per quello che riguarda quello che interessa a noi, quindi l'architettura e l'arte in generale, i romani avevano raffinato una serie di tecniche costruttive importanti, in particolare quella dell'arco e della volta su centina. Ricordate che la centina è quella struttura di legno, quella forma sulla quale si compongono le parti dell'arco e poi, una volta che l'arco è in opera, si toglie la centina. Quindi diciamo è l'armatura la centina, e soprattutto l'uso dei leganti, quindi in particolare la calce più la pozzolana, che formavano una malta che poi poteva essere utilizzata come opus cementitium, quindi il calcestruzzo, quello che è il nostro cemento che veniva messo in opera nelle mura a sacco, cioè la costruzione di due paramenti murari vuoti all'interno, si calava all'interno di questo sacco fatto di mattoni. Il cemento, e poi questo cemento si asciugava e rimaneva un muro assolutamente coeso. L'unione di queste strutture e di queste tecniche aveva portato alla realizzazione di edifici molto importanti, anche molto grandi. E abbiamo visto che, da un punto di vista abitativo, esistevano due tipologie abitative, quindi le ville, diciamo le case per le persone più abbienti, le domus, che avevano addirittura strutture di riscaldamento, strutture molto articolate, cisterne, eccetera, e strutture invece per le persone comuni, quindi edifici popolari che vengono dette insule, che erano sì strutture abbastanza povere, abbiamo detto divise da tramezzi di incannucciato e calce, quindi abbastanza buie, ma erano comunque strutture molto complesse da un punto di vista tecnico, perché edifici alti fino a 6-7 piani. Quindi perché questo? Perché riuscivano ad utilizzare appunto l'insieme di queste tecniche, cioè l'uso dell'arco che scarica i pesi ai lati e quindi consente di andare molto in alto, e l'uso della calce della pozzolana che permette appunto alla calce di asciugarsi e la calce nell'opus cementitium che dà una fortissima coesione, quindi abbiamo ancora oggi delle volte perfettamente conservate in opus cementitium. Gli imperatori però dove vivono? Non vivono ovviamente nelle insule, non vivono nemmeno nelle domus, vivono in dei palazzi, palazzi che vengono costruiti in un colle che prende proprio il nome di Palatino perché è il colle dove saranno costruiti questi palazzi e che è il colle che sta al centro, diciamo, della vita di Roma, perché se guardate l'immagine, vedete il Palatino è al centro, sotto c'è il Circo Massimo, quindi la zona dove si facevano i giochi, dall'altra parte ci sono i fori, quindi la vita politica di Roma, e su un lato il Campidoglio dove c'è appunto la Triade Capitolina, quindi gli dèi, la zona religiosa più importante di Roma. È un simbolo, è un'idea, no? L'idea dell'imperatore che non si chiamava imperatore, imperatore ha a che fare con la carica militare, si chiamava principe, quindi il principe, il primo cittadino, il più importante che sta al centro della vita di Roma. Sta al centro in un edificio, in una casa, in una residenza principesca per l'appunto. L'immagine che vi ho messo mostra sotto lo skyline di New York, vedete la Statua della Libertà, perché l'idea era esattamente la stessa anche a Roma, cioè ogni imperatore costruiva un edificio più ricco, più grande dell'imperatore che l'aveva preceduto, sempre sul Colle Palatino, esattamente come le grandi multinazionali tendono a costruire di volta in volta un grattacielo sempre più alto di quello dei concorrenti, e quindi abbiamo queste skyline con questi enormi grattacieli altissimi, no? Quindi gli imperatori costruivano edifici sempre più ricchi, sempre più sfarzosi, sempre più grandi, fino a riempire il Colle Palatino, che è un enorme palazzo articolato in tanti palazzi diversi. Il più famoso e più importante fu la Domus Aurea, quella di Nerone. In questa foto voi vedete la sala ottagona, che nella cartina è quella in grigio, cioè l'edificio è tutto quello che vedete, cioè tutto l'edificio nella piantina è la Domus Aurea, la sala ottagona è solo quel pezzettino lì, tanto per capire le dimensioni. Sala ottagona completatissima, che conserva ancora perfettamente intatta la cupola in calcestruzzo, con l'oculo che fa piovere la luce al centro. Ma per esempio anche il palazzo di Domiziano era un palazzo molto articolato, suddiviso in due parti, la Domus Flavia, che era quella che dava sul lato dei fori, quindi la parte ufficiale, e la Domus Augustana, che era quella invece della residenza vera e propria, che dava sul lato dei giochi del Circo Massimo, quella dove non era ammesso
il pubblico dove era ammesso il popolo, diciamo, la residenza vera e propria dell'imperatore. Quindi noi abbiamo un'idea degli imperatori che costruiscono, che sono il simbolo del trionfo, della forza di Roma, e costruiscono le loro case, le loro abitazioni in maniera sempre più sfarzosa per mostrare la loro grandezza e la loro ricchezza. Non si limitavano a costruire dei palazzi, costruivano anche delle ville suburbane. Suburbane vuol dire fuori dalla città. Anche qui abbiamo tanti esempi di ville suburbane. Quella più famosa sicuramente è la villa Adriana, cioè la villa dell'imperatore Adriano, che viene costruita a Tivoli. Tivoli oggi è praticamente un pezzettino di Roma, ma all'epoca era una cittadina staccata, scollegata da Roma, alcuni chilometri fuori da Roma, e sull'Aniene, lungo il corso dell'Aniene, che è un fiume, sorgeva questa villa gigantesca e si sviluppava per più di un chilometro. Villa talmente impressionante che ricostruiva al suo interno una serie di monumenti particolarmente importanti che sorgevano lungo tutto l'impero, cioè funziona un po' come l'idea dell'Italia in miniatura, per capirsi, no? Cioè lui aveva fatto realizzare degli spaccati delle varie parti dell'impero, la Spagna, la Siria, l'Egitto, cioè gli edifici più importanti dell'impero. Questo solo per darvi un'idea delle dimensioni e della volontà, no? Di mostrare la grandissima ricchezza dell'imperatore e dell'impero. L'immagine che vi faccio vedere in questo caso, per esempio, vi dà una dimensione. Questa è una struttura privata e questa è una specie di piccola basilica interna alla villa, della quale si conserva perfettamente la volta, che una volta in calcestruzzo, era un muro a sacco, il sacco è caduto, cioè non ci sono più, i mattoni che contenevano il calcestruzzo, cioè è rimasto perfettamente intatto il calcestruzzo, e questo ci dà un'idea del livello tecnologico raggiunto dagli ingegneri e dagli architetti romani che riuscivano a questa altezza a costruire edifici impressionanti da tutti i punti di vista, no? Quindi impressionanti per grandezza, per altezza, per complessità, per tecnologia. Abbiamo visto i riscaldamenti, le tubazioni, l'uso dell'acqua, quindi diciamo, e poi costruzione di ninfei, di piscine, di voliere, di peschiere, cioè una quantità impressionante di innovazioni tecniche e tecnologiche proprio a uso dell'imperatore. Ovviamente, gli imperatori non si limitavano a questo. Dov'è che gli imperatori mostrano la loro grandezza? Non solo nei palazzi, ma anche nei fori. Noi abbiamo visto che il foro più antico di Roma era appunto il foro romano. Abbiamo visto che ci sono dei fori che prendono il nome dalla loro, diciamo, dalla merce che vi viene venduta, no? Il foro Vittorio, il foro Boario, il foro Vinario. Poi però abbiamo detto che ci sono i fori imperiali. I fori imperiali sono i fori costruiti, realizzati su commissione degli imperatori. Ogni imperatore realizza un foro più grande, più ricco, più impressionante dell'imperatore che l'ha preceduto. Non succede per tutti gli imperatori, perché alcuni restano in carica per troppo poco tempo, ma insomma molti imperatori costruiscono questi edifici, che sono edifici pubblici, perché il foro, abbiamo detto, contiene sempre una basilica, un tempio, contiene una serie di botteghe, di officine, di archivi, di uffici pubblici, di latrine, cioè tutta una serie di edifici che servono per la pubblica utilità. Ma è evidente che la costruzione di un foro dietro l'altro, sempre più grande, non ha più un collegamento con la pubblica utilità, cioè non si vuole costruire davvero qualcosa di utile, si vuole semplicemente far vedere la propria, grandezza. Ecco, questa è l'idea, un plastico, una ricostruzione virtuale della zona dei fori imperiali con le sue basiliche, qualcosa di assolutamente impressionante. C'è una quantità enorme di piazze, una piazza intorno a una piazza, accanto a una piazza, accanto a un'altra piazza, che serviva sì ad accogliere i cittadini in una serie di edifici pubblici, ma fondamentalmente serviva a dare sfoggio. Questo è il motivo per il quale vi ho messo la foto di questo fenomeno, per non dire di peggio. Questo è Cristiano Ronaldo, uno diceva che c'entra con l'antica Roma. C'entra nel senso che la macchina che vedete è una Bugatti, non mi ricordo come si chiama, una macchina assurda che costa boh, 5, 6, 7, 8, non so, milioni di euro, cioè costa dei milioni di euro. Nessuna automobile può valere dei milioni di euro. Perché il calciatore compra la macchina che costa 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di euro? La compra perché gli piace, la compra perché è bella, perché va forte? No, perché evidentemente la macchina più performante del mondo non può costare così tanto. La compra perché costa così tanto? La compra perché è uno status symbol, perché vuole far vedere che ha più degli altri, esattamente come l'imperatore romano. Cioè l'idea è questa, è la griff che mostra che io ho di più, mi posso permettere di più degli altri. Quindi esattamente lo stesso procedimento che utilizza
ovviamente in piccolo e nell'alto della sua grandissima intelligenza di calciatore, un Cristiano Ronaldo, lo utilizzava Traiano. Traiano, quando costruisce, si fa realizzare la Basilica Ulpia e in particolare tutto in generale il Foro Traiano, ha la stessa volontà di Ronaldo oggi quando compra la Chiron, mi pare si chiama, la Bugatti Chiron. Cioè, cosa vuole fare? Vuole semplicemente far vedere che ne ha di più e quindi costruisce uno spazio gigantesco alla fine di questa piazza colonnata con una sua scultura a cavallo enorme. C'è la Basilica Ulpia che abbiamo già trovato su due livelli col Matroneo, con due esedre, con due absidi. Fuori dalla Basilica Ulpia ci sono due biblioteche, una solo con testi in latino e una solo con testi in greco. Al centro di queste due edifici c'è la colonna Traiana, che esiste ancora, è ancora in opera, la potete vedere, una colonna coclide. Quindi con un nastro, diciamo, di storie che girano e che sono le storie della campagna che Traiano fece contro i Geti, che erano la popolazione della Dacia, quindi una campagna vittoriosa, cosa che dobbiamo ricordare perché, se vi ricordate, abbiamo parlato di Paratassi quando abbiamo visto l'altare di Pergamo. Ecco, questo si tratta di una colonna dove c'è una serie di rilievi che salgono come un nastro attorcigliato intorno a una matita. E questi rilievi raccontano appunto gli episodi di questa campagna di guerra contro i Geti, quindi una rappresentazione paratattica per glorificare se stesso. E questa colonna poteva essere vista ovviamente dalle terrazze delle due biblioteche che erano ai lati della colonna Coclide, e in fondo, fuori dalla zona della colonna Coclide, il tempio del divo Traiano, perché gli imperatori, una volta morti, venivano generalmente divinizzati e quindi avevano il loro tempio. Manca la cosa più importante per un foro, perché noi abbiamo detto che il foro nasce per questioni funzionali, cioè non ci deve essere solo una basilica e un tempio, ma ci devono essere soprattutto delle botteghe. Qui abbiamo dei lunghi colonnati che sono delle stoà, ma mancano le botteghe. Per fare le botteghe, lui sbancherà un colle, il Quirinale, e abbiamo parlato della tecnica degli Etruschi di sbancare intere colline per fare le strade. Anche questo i romani riescono a riprenderlo alla perfezione e lo fanno diventare ancora una tecnica ancora più raffinata. Lui sbanca un intero colle e costruisce quella esedra che vedete in alto, quella curva che vedete in alto, dove costruisce appunto i mercati traianei, cioè una parte staccata dal foro di Traiano dove sono mercati e officine. Mercati e officine su sei livelli, cioè sei piani, tutte esattamente identiche, dove c'è una specie di negozio che dà verso la corte, quindi il pubblico, e dietro c'è una specie di soppalco e uno scantinato che servono da officina e da ripostiglio. Quindi addirittura immagina questa specie di struttura come se fosse un centro commerciale, perché c'è cioè un'idea, diciamo, dove lui struttura anche gli spazi lavorativi dei romani. Quindi l'idea è questa, no? In epoca imperiale Roma cercherà di mostrare tutta la sua grandezza, e gli imperatori, ogni imperatore che si succede a un altro imperatore, per dimostrare la sua grandezza rispetto all'imperatore che l'ha preceduto, finanzierà e costruirà opere sempre più grandi, sempre più impressionanti. Si stima che la Basilica Ulpia, che è appunto questa basilica a cinque navate su due livelli, sia l'edificio coperto più grande mai realizzato a Roma. Quindi qui siamo al massimo, no? D'altra parte Traiano è l'imperatore che raggiunge la massima estensione dell'impero, per cui la cosa non ci stupisce. Nella prossima lezione guarderemo appunto quelli che sono gli edifici, questi edifici impressionanti pubblici costruiti durante la fase imperiale, quindi in particolare le terme, il teatro, l'anfiteatro, cioè tutte quelle strutture che caratterizzano Roma e la Romanitas, tutte quelle strutture che in piccolo verranno riprodotte anche in tutte le varie città delle province romane, quindi dell'impero, o costruite ex novo o romanizzate. Cioè una città, come abbiamo visto, Lutezia, Parigi, quella che è l'attuale Parigi, che viene romanizzata attraverso l'inserimento del foro, del Capitolium, del teatro, dell'anfiteatro, delle terme, dell'acquedotto, quindi di tutte quelle di quegli edifici che caratterizzano Roma proprio per la sua architettura e per i suoi servizi, diremmo oggi. E li vedremo la prossima volta. Arrivederci.